Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di metterti nei suoi panni, se non cerchi di vedere le cose dal suo punto di vista. Ebbene, io quella notte capii quello che voleva dire. Adesso che il buio non ci faceva più paura, avremmo potuto oltrepassare la siepe che ci divideva dalla casa dei Redley e guardare la città e le cose dalla loro veranda. Accadde tutto in una notte, la notte più lunga, più terribile e insieme la più bella di tutta la mia vita. Meraviglioso finale di un grande film, Il buio oltre la siepe, un classico film come la nostra classica paura di oggi, la paura del buio. La paura del buio, abbiamo detto già che insomma è una paura che associamo al mondo dell'infanzia, che però insomma a un certo punto, fino a un certo punto, perché poi forse ce la portiamo dietro anche da adulti. Poi la paura è una cosa difficile da combattere, tant'è vero che non si vede ma si sente. Questa è una frase che mi ricordo sempre, perché me l'ha detto una bambina di 7 anni e mi piace tanto dirla. E adesso chiediamo al nostro esperto, il nostro ospite fisso ormai, che cosa ne pensa rispetto a questo, anche rispetto al mondo dei bambini, dell'infanzia e appunto del buio. Bentornato, dottor Radavelli, Matteo Radavelli, psicologo e psicoterapeuta. Adesso abbiamo parlato di una paura sensoriale, no? Cioè non si vede, non si sente. Di fatto il buio è un po' il vuoto sensoriale, cioè quante volte magari siamo al buio ma è come se disattivassimo anche tutti gli altri sensi. Sì. Magari anche solo toccare o sentire una voce, no? Solo con i suoni riusciamo a capire ad esempio quanto è ampia la stanza in cui siamo. E a volte anche se siamo al buio, sentire la voce è un po' come se illuminasse la stanza. Io da bambina, devo essere sincera, avevo paura, ma era una di quelle paure che mi mettevano un'adrenalina pazzesca, quindi un po' me l'andavo a cercare. Perché mette adrenalina la paura. Come? Non riuscivo a dormire poi però con l'adrenalina. No, ma non per andare a dormire, in generale quando i miei magari ancora non erano tornati da lavoro e quindi io restavo con mia sorella a casa e c'erano delle stanze da attraversare, insomma, per andare magari dalla cameretta al bagno, andare in cucina. Sì, mi ricordo che mi fermavo in questo corridoio buio che non mi piaceva, però mi fermavo perché sì, dà comunque l'adrenalina, specialmente a un bambino piccolo. Che si trasforma in coraggio, sì, può essere, ma... Cioè, una volta affrontata, no, questa adrenalina, poi la sicurezza magari, cioè, una volta che poi si affronta questa paura diventa sicurezza, si trasforma in coraggio, cioè l'idea di potercela fare. Però sì, chiaro, la paura è adrenalina, no? Tante volte ci mettiamo in condizioni potenzialmente paurose proprio perché ricerchiamo anche un'emozione forte. I bambini hanno un atteggiamento mentale che è fortissimo, no? Cioè potentissimo, perché di fatto prendono atto del problema, non se ne vergognano, non lo osteggiano e cercano una via per affrontarlo. Cioè, si parla di via della cedevolezza, no? Cioè, per cui non è necessariamente tutto da affrontare col petto in fuori, no? col coraggio occidentale. Cioè, tante volte le cose possono essere anche attraversate, accettate e poi trasformate. E i bambini hanno questa forza. Perché poi da grande, paradossalmente, abbiamo più paura? Perché la paura la utilizziamo come strumento di autotutela, di autoprotezione, e quindi più andiamo avanti, più cresciamo, più diventiamo adulti, più diventiamo consapevoli anche di quali possono essere potenzialmente i rischi, e quando questa paura è troppa, allora poi inevitabilmente e proporzionalmente crescono anche i limiti che ci imponiamo. Poi la tutela è importante, io non mi metterei ad attraversare una zona pericolosa magari al buio, no? Poi è vero che il buio porta con sé una serie di paure, di fantasie, no? I nostri peggiori terrori, appunto le nostre peggiori paure, proprio perché non sappiamo da dove arrivano e non sappiamo come poterci eventualmente difendere. E allora ci sentiamo presto e grazie ancora al dottore Matteo Radavelli, psicologo e psicoterapeuta. Buona giornata.